Siamo nella 77esima mostra del cinema di Venezia, per noi potremmo dire un po' stessa spiaggia, stesso mare al Lido, l'emozione ogni volta di venire e trovare qualcosa di emozionante per il paese, l'industria cinematografica che si offre ad un racconto bello, un racconto dell'eccellenza italiana. Io sono molto grato al Ministero della Cultura e a tutti quelli che hanno saputo far squadra con Italian Pavilion per raccontare un'Italia che merita qualcosa di. Ecco, io ti direi questo, che il mondo è in grande fermento. Il Covid è stata un'occasione per fermarsi e per riflettere su come e su dove sta andando il mondo. Però io sono ottimista, forse sono ottimista avendo visto la risposta di Venezia. Ne parlavo ieri sera con tanti amici, imprenditori, associazioni, scrittori, che ci raccontavano un po' la loro personale esperienza di questi terribili giorni di Venezia, perché chi ama Venezia, chi ama il cinema italiano è disperato per la questione di dover mettere la mascherina. Ieri sera parlavamo con la mascherina alla Taverna La Fenice, oppure per non potersi incontrare in quei riti belli dello stare insieme ai quali siamo abituati. Però io credo, ecco, che se il mondo lo costruiamo giorno per giorno, probabilmente tutto quello che faremo sarà più bello. E io mi emoziono anche a leggere le frasi di questi grandi maestri di questo spazio, perché ricordando i 100 anni di Fellini, 100 anni dalla nascita di Alberto Sordi, mi rendo conto che quella generazione ha vissuto drammi ben maggiori dei nostri. Noi ci possiamo incontrare e parlare della seduzione, credo che sia molto più bello e molto più leggero rispetto a chi si deve porre il tema del racconto dell'Italia della guerra. Quindi in definitiva l'appuntamento è 4 a 77 quest'anno, 5 a 78, così vi ho dato anche dei numeri per poterli giocare, per abbinare l'impegno che ci vedrà poi il prossimo anno, appunto, sempre al Festival di Venezia.